Benvenuti a 3 dischi in 3 minuti. Oggi partiamo con lei, la regina della dance, il famoso Cher Effect, che poi è l'autotune, che lei si è inventato quasi inconsapevolmente nel 1998. Il famoso Cher Effect, grazie a lei, grazie a Mark Taylor, produttore dell'epoca, ci vollero 6 lunghi anni di lavoro. La canzone era riposta in un cassetto della Warner, no? Vi lavorarono 6 produttori diversi, 3 autori diversi, compresa Cher, no? Che era convinta, ma anche no. Quindi disse: mannaggia, c'è qualcosa che non mi convince in questa canzone. Il ritornello funziona, ma la strofa no. E quindi autotune, vai. Un nuovo modo di cantare, di rendere un po' più armonica e robotica la voce. La voce. E che ci portiamo avanti, anzi, oggi siamo sommersi dall'autotune. E questo mi piace anche molto. Siamo nel 1998 e ci spostiamo a Torino, dove ci sono 3 ragazzi che dell'autotune hanno fatto un tesoro. La conosciamo tutti, la balliamo tutti da più di 20 anni questa canzone, Blue degli Eiffel 65, da Torino a Hollywood. Perché a Hollywood è stata utilizzata come colonna sonora di Iron Man 3? Questa canzone che dell'autotune ha fatto così un po' il suo modo di essere, no? Massimo Gabutti della Bliss Corporation volle fortemente il ritornello Blue da Budi da Budai alla Tozzi, no? Il resto è storia. Ma ce ne andiamo in Francia? Se parliamo di autotune, ci sono 2 francesi col casco che dell'autotune hanno fatto molta fortuna, e questa è Around the World. I Daft Punk. C'è un così aneddoto sui Daft Punk e ce lo regala David Guetta, che dice: pensavo avessero chissà che studio di enormi dimensioni all'epoca quando fecero uscire canzoni come questa, come tante altre. Poi scoprì che quando mi recai nello studio dei Daft Punk di allora, che avevano un compressore, un computer e un microfono. Insomma, vuol dire che utilizzando i mezzi e le idee che hai in testa puoi arrivare a fare una hit pazzesca come questa, Around the World, con l'autotune. Va bene ragazzi, io con l'autotune vi lascio alla prossima puntata di 3 dischi in 3 minuti, tutta in autotune. No, le altre no magari, dai, ok. Grazie di essere stati con me, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima.